Grazie Presidente. Negli ultimi 10 anni abbiamo smarrito il vocabolario della politica di fronte al Paese reale, piegato dalla crisi e sfiancato dalla paura. L'Italia da molti anni ormai vive una sofferenza profonda nei suoi ceti più popolari, che sono poi la spina dorsale della nostra identità. I numeri Istat ci hanno consegnato un quadro drammatico: 5 milioni di persone in povertà assoluta. Significa che non possono permettersi le spese minime per una vita dignitosa, casa, salute, vestiario, quasi 2 milioni di famiglie con molti minori. Nel 2005 erano il 3,3% della popolazione, nel 2017 l'8,4%, da 2 milioni a 5. Naturalmente la maggior parte nel mezzogiorno, con un'inversione di tratto. Nel passato a finire in indigenza erano soprattutto gli anziani, ora sono soprattutto famiglie e minori, segno che questa povertà attraversa drammaticamente il lavoro, la vita quotidiana e si scarica sul tessuto sociale sottraendo pezzi di futuro. Altre 10 milioni di persone sono in povertà relativa, che in una famiglia di due significa tirare avanti con in media meno di 1.000 euro al mese. Magari riesci a mettere un tetto sulla testa, forse un piatto a tavola, di certo ti sono negate condizioni essenziali di dignità, ti neghi le cure e rinunci quasi a tutto. C'è un popolo intero in condizioni di sofferenza, di fronte al quale appare davvero stridente sentire parlare di gente sul divano, fannulloni o furbetti da stanare. È evidente che per fortuna si può contare sul sostegno di un'ampia rete di volontariato, a volte non soltanto familiare, tante volte sociale. Si ricorre alla Caritas, ai genitori, ai nonni, talvolta anche a lavoretti di fortuna. Ovviamente però in questo magma si nasconde anche qualche area di illegalità e mi pare inevitabile, ma leggere tutto il disagio degli italiani, tutta la povertà come la formazione di un esercito di furbetti che non ha voglia di fare niente, appartiene nella migliore delle ipotesi a quello smarrimento di senso e della parola, allo spegnimento dello sguardo sulla realtà che riguarda la politica e il dibattito pubblico intero. La povertà esiste qui fuori a tanti volti e chi come noi è deputato a compiere scelte in rappresentanza dei cittadini deve farsene carico. Ed è per questa unica ragione che dal mio gruppo parlamentare non sono mai arrivate in queste settimane di discussione parole irridenti sul provvedimento che stiamo affrontando. Mai. C'è un grande rispetto e una grande attenzione verso il tentativo che contiene questo provvedimento. Quando un governo prende 7 miliardi di euro e li mette sulla povertà, noi non alziamo le spalle e ci apriamo al confronto. Abbiamo avuto attenzione, abbiamo ascoltato le audizioni nelle commissioni congiunte, abbiamo provato a modificare il provvedimento nelle direzioni che ritenevamo giuste e con lo stesso spirito affrontiamo anche questo dibattito in aula, che sfrondiamo di qualunque supponenza e cerchiamo di riempire di analisi e contenuto anche critico. Purtroppo però siamo costretti a farlo con la fiducia, quindi di nuovo senza la possibilità di intervenire nel merito con correttive e proposte, di nuovo con un dibattito strozzato. Questa è la 10ª fiducia del vostro governo. Ci interessa però l'anima di questa legge, mentre non ci piace per nulla né la modalità con cui si conduce la discussione né il dettaglio operativo delle misure. Troppi punti deboli in questo provvedimento, troppa fretta aggiungerei. Si poteva aprire una discussione vera per arrivare al provvedimento più adatto ai bisogni del Paese. Ma cos'è che non va in questo provvedimento? Non va innanzitutto la confusione sull'identità della misura, che è con tutta evidenza un'azione di contrasto alla povertà. Che c'è di male a dirlo? Sembra quasi che ci si vergogni a parlare di assistenza, ma l'assistenza ai poveri è una cosa degna e giusta. Il welfare è un cardine della nostra carta costituzionale. Sostenere le persone che non ce la fanno è un merito, se lo si fa però in modo corretto. E si fa in modo corretto se si ha la capacità di costruire progetti individuali di uscita dal disagio. Parafrasando l'incipit di un famoso romanzo russo, direi che ogni persona è povera allo stesso modo, ma ognuno lo diventa a modo suo. A queste persone è utile dare un po' di soldi, ma non soltanto questo. Ci vogliono politiche nel sociale che si facciano carico della precondizione e attivino su quel contesto un'azione mirata, in modo da almeno tentare di tirare fuori quella persona dal disagio, far mandare i figli a scuola, prendere una patente di guida, costruire un percorso di uscita da una dipendenza, prendere un titolo di studio, curare una patologia.
Sogno una società che non abbia più bisogno di carità, diceva Don Tonino Bello. Il grande obiettivo di chi lavora nel disagio è costruire il proprio superamento, cioè la cancellazione di quel problema. Invece, erogando il sussidio e non accompagnandolo con alcuna politica sociale, si nasce inalterato il problema e si mette sulla ferita non una cura, ma un panno caldo. Dà sollievo, certo, ma non guarisce. Poi c'è il grande equivoco del lavoro, che si spalma su questo provvedimento spacciandolo per una misura di contrasto alla disoccupazione, mentre con tutta evidenza la disoccupazione si combatte creando domanda di lavoro, quindi attivando investimenti, agendo su un fronte per il quale da questo governo non si è visto nulla. Di sicuro nella società italiana c'è il problema di una povertà che nasce dalla mancanza di lavoro, o meglio direi dalla mancanza di salario adeguato, perché spesso si lavora male, con stipendi da fame, con ampi vuoti tra un impiego e l'altro, con lavoretti occasionali, con il dramma di un profilo, quello del lavoratore povero, che pur essendo occupato non arriva alla fine del mese. Le vostre tre proposte di lavoro fanno sorridere se dietro non ci fossero drammi umani. Ci sono zone del paese dove tre proposte di lavoro non si vedono in tutta una cittadina o in tutta una vita. Il racconto che anche voi della maggioranza andate facendo quando parlate di pene severe, di controlli, di assegno annullato in caso di rifiuto del lavoro, nasconde l'idea che in fondo chi vuole lavorare qualcosa lo trova e chi non lo trova è perché vuole fare il furbo. Mi dispiace deludervi, ma non è così. Ve lo diranno i 3.000 navigator, a cui toccherà caricarsi mediamente 12.000 persone ciascuno, a cui trovare niente meno che tre lavori per ognuno, poverini. Oltretutto saranno assunti con contratti di collaborazione della durata di 24 mesi. Con il decreto dignità dicevate di aver abolito il precariato. Con questo nuovo decreto lo riscoprite, perché create 3.000 nuovi precari. Immagino che se un navigator trovasse un lavoro a tempo indeterminato, uno dei suoi 12.000 assistiti avrebbe la tentazione di pigliarselo lui prima di ogni cosa. Se invece dei 3.000 navigator, di cui non si capisce la funzione, il senso, la ragione, il profilo, avesse assunto 3.000 assistenti sociali, si sarebbe già capito di più. E c'è poi il tema della residenza. Qui si sfiora l'assurdo. 10 anni di residenza in Italia per avere accesso al sussidio. Lo si fa per tagliare fuori gli stranieri, ma si tagliano fuori anche gli italiani che sono andati all'estero e sono tornati, e si taglia fuori quel mondo disperato dei senza fissa dimora, il che per una misura che si vuole fare carico della povertà è un non senso assoluto. Abbiamo provato con i nostri emendamenti ad aprire una linea di ragionamento dentro una questione indubbiamente complessa. Abbiamo proposto di passare dal registro comunale dei senza fissa dimora, una presa in carico sotto la responsabilità dei servizi sociali o di organizzazioni riconosciute, purtroppo senza esito positivo. Quella marea di disagio è estremo, di marginalità assoluta, di povertà, che fa male al cuore e agli occhi e che con il vostro istinto securitario vorreste semplicemente spazzare dai salotti delle città, non ha diritto di cittadinanza in questo provvedimento. Così come, ma questo si capisce dal dominio leghista, anche su una misura voluta dai 5 Stelle, colpisce la durezza con cui si rende complicatissimo l'accesso a questa misura per gli stranieri presenti sul nostro territorio. Altre obiezioni potrebbero essere fatte anche su altri tratti punitivi, come il divieto di prelevare contanti dalla card oltre un limite, o il divieto di portarsi risparmio al mese successivo, come se riemergesse l'idea di un povero che in realtà è un furbo e allora bisogna ingabbiarlo. Su quota 100 mi limito a segnalare l'assurdo di combinare l'uscita dal lavoro col blocco del turnover nel pubblico impiego fino a novembre. Si sta traducendo nella prospettiva di chiudere i servizi, e paradossalmente i servizi più esposti sono quelli di cui più si ha bisogno sul profilo sociale e sanitario, quelli più faticosi. Rischiano la chiusura molti servizi sociali comunali, molti reparti ospedalieri. Sono 41.000 le uscite previste nei ruoli della sanità, tra medici, infermieri e personale tecnico. Come si erogano i servizi se queste persone non vengono immediatamente sostituite? Domande a cui questo decreto non fornisce alcuna risposta. Presidente, mi avvio alle conclusioni. Come si vede, sono tanti motivi di obiezione di merito a questo provvedimento. Lo avremmo voluto diverso e siamo molto preoccupati per le situazioni di caos e disagio che andrà a creare nel Paese. Non possiamo che votare contro, ovviamente, la fiducia a un governo che ha gli opposti per visione culturale, progetto sociale e idee. Ma come dicevo all'inizio, resta dentro
dentro questo provvedimento un'ispirazione di fondo, mette soldi sulla povertà, sul disagio per i ceti popolari, a cui ci sentiamo di fare un'apertura, almeno di principio culturale, valutando la possibilità di un voto differente sul provvedimento in sé. Non vogliamo respingere in toto un impegno finanziario importante su situazioni di disagio di cui si sente la necessità, ma non possiamo non sottolineare, insieme all'assoluta distanza politica da questo governo, a cui diciamo un no netto, anche l'insoddisfazione per un approccio ai temi del bisogno e della povertà, della disoccupazione e del lavoro, che avremmo voluto tutto diverso, per un insieme di azioni che ci sembrano contraddittorie, lacunose, parziali, in molti casi destinate all'insuccesso per come sono state pensate, ma peggio ancora per come sono state organizzate. Grazie.